Io sono una persona che dimentica molte cose, Sì. che dimentico anche quello che ho mangiato ieri, ad esempio, però quelle esperienze no. La prima volta che siamo andati al museo, io non sapevo neanche che esistessero. Sapevo che c'era il giardino zoologico, ma non sapevo che c'era il museo civico degli animali imbalsamati. Quello non lo sapevo davvero, perché io sono nata a Sette Cammini nel 1936 e allora, dico sinceramente, quando eravamo bambine queste cose non poteva succedere. E adesso che siamo diventati anziani, soli non possiamo andare a visitare questi musei, invece magari in gruppo fa molto piacere. E quella volta abbiamo fatto una bella esperienza, eravamo un gruppo di Sette Cammini, del centro anziani di Sette Camini, e abbiamo visitato questo museo. Nell'entrare, vedere tutti quegli animali esposti, e ti affascinano veramente molto. Una cosa molto bella, perché io ho visto delle scolaresche andare in quel museo, la prima volta che ci siamo andate, e abbiamo incontrate proprio tante. E quei bambini si sono molto divertiti, e stavano lì accovacciati, con l'insegnante che gli spiegava. Poi ci hanno portato in un laboratorio dove ci hanno fatto vedere che imbalsamavano un animale. Hanno preparato il calco, hanno aperto tutta la pelle dell'animale e hanno fatto vedere come veniva costruito. Io queste cose mi ricordo che, essendo mio marito un cacciatore, e una volta ha imbalsamato un falco. E allora quella cosa mi è rimasta impressa. E poi un'altra cosa mi è rimasta molto impressa. Quando siamo andati nella grotta, ho visto i pipistrelli e mi ricordava una cosa da bambina, quando noi l'estate si stava fuori al fresco. I pipistrelli uscivano e noi, sia mia madre che mia nonna, ci dicevano di metterci le mani in testa perché ci prendevano i capelli.